Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del Trappolone. A tutti quanti è capitato qualche volta di avere problemi di risonanze su una take di voce, su una take di qualsiasi cosa, e molto spesso sappiamo risolvere questi problemi, se siamo abbastanza bravi, con plugin come equalizzatori e simili. Oggi devo parlare di un plugin che, anche se è un po' vecchiotto, risolve il problema delle risonanze in maniera molto adeguata e penso che sia uno dei plugin definitivi, soprattutto sulla voce, quando avete una take che ha risonanze e che ha dei rumori un po' strani, magari perché avete utilizzato un microfono un po' scadente, magari perché non avete una stanza trattata molto bene o semplicemente perché non avete posizionato il microfono al top. Il plugin in questione, che molti di voi sono sicuro che conosceranno, è il Suite 2 della OX Sound e adesso andiamo a vedere e a sentire. Per provare a recensire questo plugin ho scelto ancora una volta un brano di Feli per tutti gli amanti della trap e del reggaeton. Secondo me questo brano è molto bello, l'ho iniziato a mixare prima di andare in vacanza, adesso lo sto sistemando e posso dire che è quasi finito. Vi faccio sentire un po' un 30 secondi per entrare nel mood e poi andiamo a vederci come funziona questo Suite 2. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se va el sol. Esta noche yo te voy a tirar cuando suban las notas de cookie y alcohol y perdemos el control. Ey. Como si estuviéramos perdidos en el tiempo. Escuchando todo lo que nos dice el viento. Come al solito, Feli è una garanzia. Considerate che questo, come tutti i suoi pezzi, è prodotto in cameretta con un microfono super cheap, uno Stellar se non ricordo male, un UAD Apollo, un'emulazione di un preso, se non ricordo male, il Malley, glielo devo chiedere. Comunque, vabbè. Alla fine niente da dire, però proviamo a disattivare tutto sulla voce e proviamo questo Suite così lo capiamo bene. Quindi togliamo anche le mandate, togliamo anche l'equalizzazione e apriamo una nuova istanza del Suite. Ok, questo è come si presenta il plugin, oltretutto zoomabile a step volendo, quindi small, medium, large, va bene così, di più di così mi sembra un po' troppo. Vediamo un po' quello che fa, così con il factory preset. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se. Allora, di base questo plugin è un soppressore dinamico di risonanze. Che cosa significa? Significa che riesce a capire quali sono le varie risonanze su tutto lo spettro di frequenza della take che stiamo analizzando, della traccia che stiamo analizzando, e chiaramente lui dove sente una risonanza va ad applicare un cut come una sorta di equalizzatore dinamico che chiaramente ci permette di sbarazzarci di quella risonanza. Ora, il nucleo principale di questo plugin è questo triangolo qui dove vediamo questi tre pomelli, depth, quindi profondità, ovvero quanto va a incidere l'effetto sulla traccia che stiamo processando, sharpness, che sarebbe praticamente un Q generale di tutti gli interventi di risonanza, perché avete visto che quando mando in play ci sono tutti i piccoli cut che sono quelli che venivano rappresentati qui sullo schermo, e chiaramente più andiamo a aumentare questa sharpness più quegli interventi diventano stretti. E poi c'è la selectivity che in pratica ci permette di avere più interventi locali e super chirurgici, nel caso lo aumentiamo, quindi più bande, più frequenze che vengono ridotte, oppure degli interventi meno numerosi e più generalizzati, quindi diciamo meno frequenze su cui viene effettuato l'intervento di riduzione delle risonanze. Vi faccio vedere un po' giocando con questi parametri. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales. Vedete, man mano che aumento il depth, tutti questi cut che avvengono qui sono sempre più profondi, perché chiaramente più vediamo che scendono, più vuol dire che stiamo tagliando le frequenze dove sentiamo risonanze. Sharpness. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa. Vedete, nel momento in cui aumento la sharpness, tutti quegli interventi diventano molto più affilati e quindi equivarrebbe ad aumentare il Q dei vari cut che stiamo facendo. Selectivity. Contigo quiero matar,
todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se va el sol. Esta noche. Vedete, bene o male, il principio è lo stesso. Meno selectivity significa che abbiamo degli interventi appunto più generali, quindi meno numerosi e più larghi. Man mano che l'aumentiamo, le frequenze su cui avvengono i vari interventi di riduzione della risonanza diventano di più, quindi ci sono più interventi e quindi diciamo che questi due parametri viaggiano in parallelo, perché più li aumentiamo, più avremo un intervento chirurgico e super distribuito sullo spettro, più li diminuiamo, più avremo chiaramente degli interventi meno locali, meno chirurgici e più generalizzati e quindi anche più larghi. Quindi di base un buon metodo per partire con questo plugin, se non si ha idea di come funziona, è proprio decidere un valore di depth che ci fa sentire una differenza bella marcata e poi capire se vogliamo un intervento chiaramente più chirurgico e più localizzato oppure più generale. Proviamo un attimo a giocarci. Ovviamente c'è anche questa funzione soft hard. Soft significa chiaramente che è un po' meno artefattoso e meno violento, hard invece con un algoritmo molto più pronunciato, quindi che ci toglierà molte più risonanze ma suonerà anche molto meno naturale. Quindi proviamo a giocarci un attimo. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se va el sol. Esta noche yo te voy a tirar cuando suban las notas de cookie y alcohol y perdemos el control. Ey. Como si estuviéramos perdidos en el tiempo. Yeah. Vedete, hard sembra molto più frenato, si sente che lavora di più, no? Poi molto bello, una cosa che adoro di questo plugin è che c'è sia delta che ci fa sentire solo quello che viene tagliato e poi chiaramente un bypass interno al plugin e come al solito non fa mai male. Quindi proviamo intanto a sentire così come siamo partiti, come suona la voce con e senza questo plugin. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Vedete che già ha perso un po' di volume chiaramente, perché tutti questi cut sommati poi ci danno un volume più basso post trattamento e quindi chiaramente andrei ad aggiungere un dB e mezzo in modo che quando bypasso il suono il volume percepito resti lo stesso. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se va el sol. Esta noche yo te voy a tirar cuando suban las notas de cookie y alcohol y perdemos el control. Como si estuviéramos perdidos en el tiempo. Vedete, con questo delta sentiamo tutto quello che sta tagliando e vediamo che c'è un sacco di roba sulle medio-alte e questo anche per un motivo che adesso vi farò capire. Allora, di base, capito tutto questo, c'è da dire un'altra cosa importante che è molto interessante del plugin, ovvero che oltre ad affidarci al suo algoritmo e quindi il suo modo di tagliare le frequenze con chiaramente i parametri che scegliamo noi, ma comunque molto automatico, ci sono anche tutte queste bande che possiamo gestire per esasperare l'intervento di riduzione di risonanza dove vogliamo noi. Per esempio, vedete, quando l'ho aperto c'era questa frequenza, adesso l'ho spostata ma era intorno ai 5 kHz, che era più accentuata. Sicuramente hanno messo questo intervento di default perché questa è una sorta di de-esser, per come la vedo io, perché dovete pensare che in pratica se voi aumentate questa frequenza, vedete che qui ci sono tutti i parametri, stile equalizzatore, il Q che decide la larghezza, la sensibilità che decide quanto l'intervento deve essere marcato, quindi in pratica non stiamo facendo altro che dirgli che su questa banda la deve tagliare un po' di più rispetto a come taglia sulle altre, quindi frequenza, sensibilità, Q, e poi c'è questo balance che fondamentalmente ci permette di far agire questo intervento diversamente sulle varie parti della stereofonia, ovvero tra left e right, e questa cosa è anche sul generale, mi sono dimenticato di dirlo. Qui vedete che possiamo decidere anche come lavora in stereo tutto il plugin, quindi o left right o mid side, come left right oppure mid side sono collegati tra di loro, e il balance, ovvero se deve agire più su left e più su right oppure in maniera pareggiata come è stato
scelto ora, ovvero con funzione even. Poi vabbè, ci sono funzioni di sidechain, c'è la funzione che ci permette di farlo lavorare in oversampling per avere più qualità e tutte quelle robe là che piacciono ai nerd, la possibilità di miscelarlo con il suono non processato, quindi una funzione dry wet. E tornando all'equalizzatore, la cosa bella qui è chiaramente che possiamo decidere appunto dove farlo esasperare, possiamo anche filtrare il processamento di questo plugin appunto con un filtro sulle basse, possiamo fare la stessa cosa sulle alte, quindi localizzare ancora di più l'intervento e magari ignorare tutto quello che succede sui sub o sulle altissime, e quindi insomma possiamo dosarcelo veramente come vogliamo. Proviamo a giocarci un altro po'. Contigo quiero matar, tú lo sabes, puedes preguntar. Te sigo in rede social, tu nome sempre de prima. Per esempio, mettiamo caso che io avessi sentito una risonanza sulle medio basse intorno ai 300 Hz e vorrei che il plugin lavorasse e attenuasse soprattutto in quel range. Basterebbe che aprissi una banda intorno alla frequenza che ho detto e che gli dessi la sensibilità desiderata. Più alzo questo, più il nostro plugin andrà a tagliare su quella frequenza. Vi faccio vedere. Contigo quiero matar, tú lo sabes, puedes preguntar. Te sigo en redes social, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se... Vedete che appena l'alzo si sente subito che c'è uno svuotamento intorno ai 300-400 Hz. Adesso ovviamente muovendola in maniera molto grezza ho cambiato anche la frequenza, però sentite subito che si svuota appena aumento la sensibilità qui, no? Quindi è un plugin veramente magico, che oltretutto molto intuitivo per come è rappresentato, perché ci fa vedere tutto quello che succede sullo spettro. E oltretutto, cosa molto bella, è che nel caso vogliamo avere la possibilità di gestire un po' meglio i transienti, possiamo anche giocare con i parametri temporali, quindi attacco e release. Possiamo decidere di rendere i cut un po' più lenti, visto che è un plugin dinamico, è molto importante anche capire se lo vogliamo un po' meno aggressivo, un po' più aggressivo a livello temporale. Proviamo a rallentare l'attacco un bel po'. Contigo quiero matar, tú lo sabes, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales. Stessa cosa per il release. Contigo quiero matar, todos lo saben, puedes preguntar. Te sigo en redes sociales, tu nombre siempre de primero en mi historial. Y te veo subiendo esa nalga en la playa, bebiendo cuando se va el sol. Esta noche yo te voy a tirar cuando suban las notas de cookie y alcohol y perdemos el control. Ey. Como si estuviéramos perdidos en el tiempo. Molto bello comunque questo intervento qui, che fa anche un po' da de-esser, no? Quindi essendo un plugin dinamico e si comporta molto similmente a un equalizzatore dinamico, di conseguenza può essere anche utilizzato come un de-esser e chiaramente le sue funzioni possono essere infinite. Un'altra cosa molto bella, che magari qui non riuscirò a far vedere bene, che però mi piace molto, è quella di utilizzarla sugli overhead di batteria. Magari avete degli overhead su cui rientra tantissimo Charleston, con il Suit 2, magari con un intervento mirato sulle alte, potremmo riuscire ad attenuare il Charlie senza magari perdere troppo dettaglio sul transiente del rullante, sulle articolazioni dei vari piatti, sulla stereofonia degli overhead e così via. Quindi insomma un plugin veramente bello. Ripeto, so che è vecchiotto, io stesso lo sto usando da pochissimo perché me l'hanno mandato da poco e ho anche pensato a comprarlo, però poi tra le mille cose me lo sono dimenticato. E devo dire che è veramente un plugin che una volta che si prova è difficile farne a meno, quindi complimenti a OX Sound per questo bellissimo plugin. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo plugin, sono sicuro che tantissimi di voi lo utilizzeranno già da tempo e lo adoreranno. Detto questo, io vi invito a mettere like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Direi che per oggi è tutto. Love.